Amici di Fano TV, ben trovati. Nell'approfondimento di questa sera torniamo a parlare di Impronte Femminili, la rassegna dedicata all'arte, alla cultura e alla narrativa per le pari opportunità e i diritti umani. Diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, l'assessore alle pari opportunità del Comune di Fano, nonché curatrice della rassegna, Sara Cucchiarini. Buonasera. Buonasera Maria Elena, buonasera a chi ci sta seguendo. E naturalmente alla nostra ospite in studio, Franca Mancinelli, autrice di libri di poesia. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Allora, la rassegna, Assessore, arriva alla quarta edizione, anche questa riconferma il successo delle precedenti, ricca di contenuti, oltre 60 ospiti, dall'8 marzo fino al 22 luglio, tanti gli appuntamenti in modalità online e in presenza. Sì, confermo che siamo comunque entrati per il quarto anno in quella che in questi tempi di pandemia è veramente un'avventura nella gestione degli appuntamenti col confronto col pubblico e la strategia è quella comunque di pensare di essere comunque online, per cui siamo a proporre una rassegna pensata in due diversi step. Una prima parte che si svolge online sui social, sui canali social di Impronte Femminili del Comune di Fano e dei 12 comuni che insieme al Comune di Fano condividono i nostri appuntamenti, e poi invece avremo una seconda parte in estate, se si potrà e con le norme che insomma ci verranno indicate, che avverrà in presenza. Allora Assessore, io direi di dare un'occhiata al calendario di aprile, perché si riscopre anche la poesia tra le altre cose. Assolutamente sì. Allora, quelli di aprile sono gli appuntamenti che seguono quelli di marzo, si sono svolti 5 appuntamenti online e il sesto, quindi il primo degli appuntamenti di aprile, è dedicato alla poesia contemporanea. Abbiamo voluto aprire un approfondimento, un'attenzione anche a questo tipo di linguaggio, e lo abbiamo fatto soprattutto perché c'è una protagonista nel nostro territorio che è, diciamo così, un nome riconosciuto a livello anche nazionale, che vanta diverse pubblicazioni, e noi abbiamo comunque già avuto un nostro ospite proprio nel comune di Fano, e che è Franca Mancinelli, e con lei abbiamo pensato comunque a un appuntamento di dialogo insieme a la docente Chiara Agostinelli per presentare uno dei suoi ultimi lavori, proprio che sono stati prodotti, editati diciamo in periodo pandemico, che è un lavoro dedicato appunto al dialogo tra la poesia contemporanea e le poetesse marchigiane del Trecento, e abbiamo appunto titolato questo appuntamento Tacete o maschi, sguardi contemporanei sulle poetesse marchigiane del Trecento, proprio il titolo del libro. Però direi che Franca è qui con noi, sarebbe bello insomma sentire dalla sua voce un po' il suo percorso e anche comunque raccontare di lei partendo proprio da questo bellissimo libro. Sì, intanto grazie per averlo ospitato in questa rassegna. E, tra l'altro, le impronte femminili, sembra che da uno studio di un archeologo americano le prime impronte sulle caverne siano proprio di donne, e quindi è bello pensare alle donne come le prime artiste, in qualche modo le prime sciamane, mentre spesso la loro voce è stata occultata o taciuta nei secoli, e nella letteratura in particolare. E, per esempio, fino al Novecento le antologie più importanti hanno ospitato su 20 autori nessuna autrice donna, oppure a volte una o due, e soltanto negli ultimi decenni l'attenzione alla voce delle donne è un po' più presente, ecco. E anzi, se ci sono state delle iniziative come quella delle Einaudi, Nuovi Poeti Italiani 6 del 2012, dove sono stata coinvolta, che per esempio è completamente dedicata a voci di donne, quindi a poetesse. E questo libro che abbiamo presentato ad aprile, Tacete o maschi,
si crea proprio su un dialogo tra il passato e i nostri anni. Quindi quasi una sovrapposizione tra le figure femminili iconiche e le donne dei nostri tempi, in sostanza. Sì, quasi un passaggio di voce, quasi un dialogo, sì. Perché ci è stato chiesto come autrici di dialogare liberamente con questi testi antichi di 700 anni fa, e quindi Mariangela Gualtieri, Antonella Nedda e io l'abbiamo fatto ognuno in un modo diverso. Quindi Mariangela Gualtieri scrivendo una lettera, Antonella Nedda con un sonetto e io invece scrivendo dei frammenti per voci scomparse, come li ho intitolati. Sono 8 brevi componimenti che si intitolano Con la forza del niente, proprio pensando a questa inermità, in qualche modo, a questo essere fuori spesso dal potere, dai commerci, da cui parte la voce delle donne, in qualche modo, e che invece può essere riscattata e liberata, ecco. Quindi insomma la disparità di genere o la misoginia vengono fuori sempre in qualche maniera, tra le righe li ritroviamo, si può dire così? Sì, sì, diciamo quello che sorprende è come queste voci di 700 anni fa avessero già delle tematiche appunto di rivendicazione del proprio diritto di scrivere, di essere artiste, di essere ascoltate e se appunto e oggi ancora queste tematiche sono così attuali dopo tutto. Le cose sono cambiate, ma non così tanto in fondo. Vogliamo riportare un frammento di una cosa che ha scritto, magari che ha piacere di far ascoltare al pubblico a casa? Sì, posso leggere per esempio proprio questo breve frammento che dà il titolo a questa scelta di frammenti e che sono poi stati ricompresi nel mio libro di poesie che è uscito a settembre per la Marcos y Marcos e che si intitola Tutti gli occhi che ho aperto. Questi brevi frammenti si ispirano a un verso di Lidia di Chiavello, di una di queste poetesse del 300, che dice «Contra se stesso ognun piuttosto s'arme». In un contesto di guerra, qual era quello del 300, lei manda questo messaggio di pace e dice «Facciamo la guerra contro il nostro nemico interiore, in qualche modo». E io ho accolto questo tema, questa rifrazione anche di immagine, e l'ho tradotto un po' così. Con la forza del niente, del non avuto mai niente da barattare, i gesti ricompongono una lingua, si allaccia al mio corpo un'armatura. Ebbene, questo è un assaggio dei dialoghi tra le poetesse, ma il dialogo diciamo che è proprio il leitmotiv di tutta la rassegna, giusto Assessore? Perché comunque è un dialogo tra territori, oltre che insomma tra poetesse in questo caso e tra donne. Continuiamo allora a sfogliare insieme questo calendario di eventi e appuntamenti. Sì, l'appuntamento successivo a quello che vedrà protagonista Franca Mancinelli si svolgerà la settimana successiva perché è previsto un appuntamento a settimana, quindi 4 appuntamenti nel mese di aprile e dedicheremo l'attenzione all'alimentazione etica e le abitudini sostenibili, elemento di approfondimento che in questa quarta edizione abbiamo voluto introdurre proprio per cominciare a sviscerare quello che è il concetto di ecologia integrale, quindi rispetto dell'essere umano che va a pari passo con il rispetto dell'ambiente e di tutto l'ecosistema che ci circonda. Dedicheremo appunto l'appuntamento intorno alla protagonista che sarà appunto Lucia Cuffaro.
Cuffaro. Lucia Cuffaro è nota sicuramente anche a chi ci ascolta perché dal 2012 è protagonista di uno speciale di Uno Mattina dedicato all'ambiente, per cui lei appunto è volto noto di Uno Mattina in Famiglia tutti i sabati mattina dal 2012, se non mi sbaglio, e comunque è presidente del Movimento di Crescita Felice, ma è anche comunque una ecologista diciamo molto impegnata su tutte le tematiche appunto che riguardano la conoscenza soprattutto degli alimenti, dell'autoproduzione, della filiera corta. E nello specifico in questo dialogo che vedrà protagonista lei intervistata da una giovane presidente di Legambiente sezione di Fano, che è Pamela Canistro, approfondiremo proprio come vengono prodotti alcuni degli alimenti più importanti che vengono sulle nostre tavole, come il grano, il pane, le farine, quindi l'olio d'oliva, ma parleremo anche di allevamenti, produzione di carne, per cui è importante capire che dietro a quello che noi vediamo in tavola c'è un mondo che va conosciuto e vanno accesi i riflettori anche su questo tipo di consapevolezza per poter migliorare le nostre scelte per quanto riguarda la possibilità di scegliere i nostri prodotti e quindi un'etica del consumo, ma anche comunque un approccio più, diciamo così, sano per la nostra salute proprio, no? Nei confronti di questi prodotti. Lucia Cuffaro l'abbiamo intervistata e lanciamo subito il contributo. In collegamento abbiamo Lucia Cuffaro, personaggio eclettico, frizzante, che conosciamo anche attraverso, insomma, un noto programma televisivo. Ben trovata. Grazie per questo invito. Allora, c'è stato proprio ieri un appuntamento online su una tematica molto interessante: alimentazione etica e abitudini sostenibili, perché comunque Lucia sapete che si occupa di sostenibilità, oltre che insomma di benessere, di autoproduzione, di come risparmiare, di evitare insomma gli sprechi e quant'altro, autrice di tanti libri. Quindi possiamo entrare proprio nel cuore di quello che è stato il meeting a cui insomma molti di noi hanno partecipato. Sì, era impronte femminili l'evento, e in particolare con me abbiamo visto insomma un pochino il tema dell'alimentazione e della lettura consapevole delle etichette, proprio perché quando andiamo a comprare il cibo ci troviamo di fronte a tantissimi punti di domande. Quindi abbiamo provato innanzitutto ad analizzare, a parlare della filiera del pane e della filiera dell'olio, proprio perché le farine, no, in qualche modo sono un alimento basilare della nostra alimentazione e purtroppo ad oggi sono raffinate, perdono completamente la parte centrale che è il germe, sono piene di glutine e non hanno la parte integrale, le famose farine bianche. Quindi insomma siamo partiti da lì per parlare di come in realtà un pane fatto con farine di grano antiche, integrali, magari con metodi di lievitazione lenta come la pasta madre, può diventare prevenzione addirittura alla salute, arricchire la flora batterica, far stare bene e soprattutto incentivare anche le filiere etiche, quindi le filiere dell'economia solidale, che tanto fanno fatica a produrre un cibo consapevole che non depaupera la terra e che costa un pizzico di più, ma in realtà il pane fatto in questo modo non viene sprecato, non viene gettato il giorno dopo perché è duro, si mantiene una settimana e comunque quindi a lungo andare ci fa risparmiare. Quindi tanti piccoli consigli per affrontare la spesa da consumatore piuttosto che da consumista in qualche modo. Occhio all'etichetta è uno dei tuoi libri e hai insegnato insomma a tutti noi ad evitare gli sprechi con il fai da te, tutto ciò che possiamo fare in casa, insomma autoprodursi. E a proposito di autoproduzione, tu hai anche un blog personale. Sì, il blog si chiama Autoproduciamo.
E poi ho una scuola dell'autoproduzione che invece è sul portale cosapere.it. Ma insomma, a me piace molto il tema della divulgazione e soprattutto della semplicità, quindi come in poco tempo creare delle ricette. Faccio un esempio: per creare un brillantante, ammorbidente, decalcificante, anticalcare, bastano due ingredienti, di cui uno è l'acqua, 800 g di acqua, 200 g di acido citrico, semplicemente da miscelare, e si usa tranquillamente, quindi lavatrice come brillantante, no, il lavatrice come ammorbidente, in lavastoviglie come brillantante, decalcificante, anticalcare. E questo in realtà è un piccolo gesto di autoproduzione, ma che crea una concatenazione, perché riduce gli imballaggi, riduce i derivati del petrolio che poi finiscono nei mari, perché si utilizza una materia prima biodegradabile che addirittura si usa per scopi alimentari. Quindi l'autoproduzione non è semplicemente il fai da te, ma è un ragionare sui nostri sistemi di fruizione dei beni necessari, diminuendo l'eccesso, risparmiando tantissimo, arrivando all'essenza, ma soprattutto facendo bene alla nostra salute e a quella del pianeta. Seguendo una delle tue interviste, ho sentito parlare di impalcature di felicità. Quali sono, Lucia, le tue impalcature di felicità? Beh, allora sicuramente sono le attività, la comunità e le attività. Negli anni ho fatto tantissimo attivismo e, come mi capita di dire spesso, al volontariato l'attivismo mi è tornato talmente tanto indietro che era proprio inimmaginabile. Poi, insomma, un orto, e l'orto coltivare, anche solo fare del giardinaggio, è serotonina, proprio serotonina che arriva e ci energizza. E gioco a beach volley, quindi vado in bicicletta, faccio tanto sport e quello sicuramente aiuta. Ballo, swing, creo delle dinamiche, magari mi piace avere delle dinamiche positive di scambio e di dono con il vicinato, con le amicizie. Faccio parte di molte associazioni romane e questo mi permette in qualche modo di arricchirmi grazie a questo. Quindi in generale, nella sintesi, è sicuramente stare all'aria aperta, che aiuta tantissimo, quindi mi dà in qualche modo felicità, lo scambio e il dono con le persone, quindi avere non solo rapporti mercantili basati su lavoro per te, quindi ho dei soldi, ma anche scambiare e fare qualcosa per gli altri a prescindere. E sicuramente il contatto con la natura è una delle cose che più, no, ci fa brillare gli occhi. In ultima battuta, per citare un altro dei tuoi libri, risparmia 700 euro in 7 giorni. Penso che i telespettatori di Fano TV siano molto incuriositi da questo. Beh, allora proviamo in pochissimi secondi a dare un po' la sintesi. È un libro che in realtà prevede il passaggio di una famiglia a alto impatto ambientale, perché poi in realtà non è un risparmio, il risparmio ecologico è rispetto dal risparmio totale, diciamo, di non spendere soldi, è un approccio diverso. Quindi una famiglia che passa da iperacquisti, iper sprechi, iper non attenzione, quindi in qualche modo al tema dell'ecologia, e passa in una settimana, un mese, eccetera, a un approccio molto più ecologico, sicuramente risparmia tantissimo. Faccio solo l'esempio, anche solo un deodorante fa risparmiare a una persona circa, un deodorante fatto in casa, circa 400 euro all'anno. Farsi in casa il latte vegetale fa risparmiare 500 euro. Evitare gli sprechi, quindi fare una spesa consapevole, non indotta dal marketing, dal supermercato e dalle pubblicità, fa risparmiare centinaia di euro l'anno. Cambiare le bollette, far parte di un gruppo di acquisto solidale, anche sul tema dell'energia e del gas, fa risparmiare più del 60%. Anche solo abbassare la temperatura della caldaia e non avere l'acqua bollente che poi dobbiamo miscelare col freddo perché è troppo calda, fa risparmiare. Ma non è tanto solo risparmio per noi, è sempre un risparmio in tematica ambientale, ovviamente quello che ci interessa. Però poi risparmiamo e magari facciamo altre attività che ci interessano di più. Assolutamente sì. Grazie, Lucia Cuffaro per essere stata con noi e a risentirci. A prestissimo, grazie. Altro appuntamento interessante è il prossimo. Gli ultimi due appuntamenti di aprile sono dedicati a un tema che abbiamo sempre comunque trattato sin dalla prima edizione di Impronte Femminili, che è il tema della legalità. Attraverso la voce appunto delle protagoniste femminili e nell'appuntamento che abbiamo calendarizzato per il 20 aprile
La protagonista, le protagoniste saranno, diciamo, diverse donne, ma l'ospite principale è Cinzia Paolillo, presidente di una, diciamo, importante associazione antimafia che si chiama Da Sud, e con lei e insieme anche ad Irene Calesini e alla Fanese Cinzia Piccoli faremo una carrellata delle figure femminili più di riferimento dei capisaldi dell'antimafia. Per quanto riguarda il protagonismo femminile in questo percorso, per cui con lei e anche grazie alla collaborazione di Libera Fano ci sarà un saluto appunto proprio della sua coordinatrice, di Francesca Ricci, dedicheremo un appuntamento appunto alla storia del protagonismo femminile nell'antimafia. Altro contributo interessante per l'appunto è quello dedicato a Cinzia Paolillo e la vediamo subito. In collegamento con noi quest'oggi anche Cinzia Paolillo, una delle ospiti di Impronte Femminili. Benvenuta Cinzia. Buonasera. Allora, docente di matematica, ma soprattutto vicepresidente dell'associazione antimafia Da Sud, a cui è annessa anche una scuola. Vuoi presentarcela? Sì, allora io sono un attivista ormai dell'associazione Antimafia da Sud da oltre 15 anni, un'associazione che opera a Roma e ci chiamiamo Da Sud perché quasi tutti noi veniamo dal sud. Quindi da terre in cui le mafie, insomma, hanno avuto in qualche maniera origine. Oggi il fenomeno mafioso riguarda tutta Italia e a Roma abbiamo iniziato a lavorare negli ultimi anni soprattutto con dei progetti educativi. L'ultimo nostro progetto è stato dentro una scuola, come dicevi tu, che è l'Istituto Enzo Ferrari, nei pressi di Cinecittà, una scuola che aveva una biblioteca e un teatro un po' abbandonati. Abbiamo deciso di restaurarli, riattivarli, riaprirli non solo agli studenti, ma a tutto il territorio e di farci delle iniziative antimafia, perché siamo convinti che l'antimafia si può fare facendo cinema, facendo teatro, facendo presentazioni di libri, presentando fumetti, disegnando, cantando, magari anche con una radio, uno dei nostri progetti di punta appunto dell'associazione, dell'Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, e dentro questa scuola molti studenti partecipando attivamente alla radio si esprimono, prendono parte. E fanno la loro parte contro le mafie. Allora, noi sappiamo che hai lavorato alla stesura di due dossier inerenti proprio il protagonismo femminile all'interno della mafia. È altrettanto vero che l'antimafia è donna, comunque. Assolutamente, era proprio il tema, no, di questo lavoro, di questi due approfondimenti, era appunto. Il primo volume si chiama Disonorate, le mafie uccidono le donne e volevamo raccontare come smascherare, no, la falsa diceria che le mafie non toccano donne e bambini. Abbiamo scoperto che le donne uccise dalle mafie erano oltre 150, che i cosiddetti uomini d'onore, poi tanto d'onore non sono, che onore è forse una parola che ci dovremmo riprendere, l'abbiamo storpiato e l'abbiamo fatto diventare. Le protagoniste del nostro dossier le abbiamo fatto diventare delle disonorate, no? Appunto per dire che c'era un concetto d'onore fasullo dentro le mafie. E volevamo restituire un nome a queste donne con dei trafiletti brevi delle loro biografie, perché spesso le mafie tendono a cancellare, no? A punire fino a cancellare. Sul corpo delle donne si fa ancora di più questa operazione. Perché la vendetta va consumata fino in fondo, molte di queste donne sono state uccise in maniera brutale, magari anche attraverso l'acido muriatico, un simbolismo mortifero. E questa era l'intenzione del primo volume, del primo dossier. Nel secondo volevamo appunto approfondire un protagonismo sia nel mondo dell'antimafia, delle donne, ma anche nel mondo delle mafie, perché poi è una società, quella mafiosa, che in qualche maniera rispecchia la nostra società. E
E c'è anche lì un potere al femminile, una strada che le donne si stanno prendendo. Ed è interessante anche di svelare anche in quel senso alcuni stereotipi, perché spesso le donne non vengono indagate perché considerate semplicemente in un ruolo più ancillare o di postine o comunque ruoli più piccoli. Invece c'è anche un mondo criminale al femminile, mafioso al femminile che sta crescendo e abbiamo visto magari in Gomorra un protagonismo, no? Al femminile la famosa Chanel esiste, perché questa cosa c'è. C'è ancora da prima, è ancora più grave che sia stata taciuta, sottomessa, poco rilevata, un'antimafia al femminile, cioè c'è da sempre una presa di parola e di coscienza delle donne anche nel movimento antimafia. Noi siamo abituati agli eroi al maschile. Le donne in realtà nel loro agire antimafia tendono a creare dei legami collettivi. No, a far sì che una battaglia sia un po' più di tutti. Cioè, se devo dire, un'impronta al femminile, ecco, è questa. Tu sei operatrice di un centro antiviolenza. Io vorrei che tu Lo sono lanciassi. stata, sì, lo sono stata per tanti anni. Ok, io vorrei che tu lanciassi un appello alle donne che ancora hanno paura. Hanno paura addirittura, oltre della violenza o delle violenze subite, proprio dell'atto di rivolgersi a questi centri. Che messaggio possiamo dare a queste donne di incoraggiamento, di speranza e anche di forza? Forse denunciare può essere difficile per alcune donne ed è il motivo, no, per cui tanti femminicidi poi avvengono, perché forse non si è il coraggio, la spinta, in questo siamo un po' tutti noi a essere perdenti. Io dico che rivolgersi a un centro antiviolenza, uno sportello, a un numero, no, di ascolto e di sostegno è la prima spinta. E la prima spinta è. Io quando ho fatto questo lavoro l'ho trovato bellissimo, perché le storie che ascoltavo erano storie di cambiamento e di un cambiamento che avviene insieme. Cioè, non. Le operatrici dei centri antiviolenza sono donne che si mettono all'ascolto di altre donne con empatia, senza giudicare le storie di nessuno, ovviamente, e dando appunto sostegno a sì che quella scelta della denuncia arrivi in maniera più semplice. Bene, grazie per questo messaggio di speranza. Insomma, chi chiama un centro antiviolenza trova un'alleata dall'altra parte, no? In sostanza. È un accompagnamento, sì. Grazie Cinzia Paolillo per essere stata con noi. Buon proseguimento. Grazie a voi. Ultimo appuntamento del mese di aprile. L'ultimo appuntamento è un appuntamento al quale faccio la corte. Per così dire, da diverso tempo, ormai da un paio d'anni, poi dopo con la protagonista che è appunto Stefania Prandi, giornalista e scrittrice, insomma, non siamo riuscite a incontrarci perché lei comunque ha avuto anche dei lieti eventi, diciamo, nel suo privato, quindi ha avuto altre incombenze, però quest'anno riusciamo comunque a dedicare un approfondimento a un tema che ci tenevo molto a introdurre in rassegna, che è quello della legalità, legato però alle condizioni lavorative e nello specifico al caporalato. Per cui parleremo di caporalato femminile e di sfruttamento del lavoro femminile attraverso il lavoro d'inchiesta della giornalista Stefania Prandi, il suo libro che si chiama Oro Rosso, Fragole, Pomodori, Molestie e Sfruttamento nel Mediterraneo, che voglio ricordare è un libro edito dalla casa editrice 7-9 di Cagli.
e sarà molto interessante ascoltare Stefania, scusatemi, in dialogo con Daniela Barbaresi, presidente CGIL Regione Marche, e con lei faremo anche una veloce, così getteremo uno sguardo anche sulle condizioni femminili di questo fenomeno caporalato nel nostro territorio. Per cui sarà un appuntamento importante, anche questo in collaborazione con Libera Provinciale. Ci sarà appunto il referente provinciale Giuseppe Puntarello per Libera Pesaro Urbino a portare i suoi saluti in quell'appuntamento. E anche in questo caso l'abbiamo intervistata per voi. Ospite di Impronte Femminili, anche Stefania Prandi, oggi anche con noi. Benvenuta. Buongiorno. Allora, oro rosso, fragole, pomodori, molestia e sfruttamento nel Mediterraneo. Stefania Prandi è una giornalista, una nota fotografa, ha realizzato diversi reportage in Italia, in Europa, in Africa e in Sud America. Oro rosso è il titolo di un'inchiesta, ma è anche il titolo del suo libro. Come nasce l'interesse per questo tema? Dunque, anni fa lessi un articolo proprio sullo sfruttamento lavorativo e il ricatto sessuale delle braccianti romene nei campi di Vittoria in Sicilia, braccianti che raccolgono i pomodorini che arrivano sulle nostre tavole. E da quel giorno, dato che come giornalista e fotografa mi occupavo già di questioni legate ai diritti umani e ai diritti delle donne, ogni volta che andavo a fare la spesa mi facevo delle domande, quindi mi chiedevo se lo sfruttamento e il ricatto che le braccianti subivano riguardasse i pomodorini che stavo per comprare e anche altri tipi di ortaggi e di frutta. E così ho deciso di iniziare la ricerca, prima partendo dalla Sicilia, poi estendendola ad altre zone d'Italia e poi anche in altre regioni del Mediterraneo, in Spagna e Marocco, che sono tra i principali esportatori di verdure e frutta in Europa con l'Italia. Qual è il paese di provenienza delle donne protagoniste di questo libro? I paesi di provenienza sono vari. Le donne che protagoniste di Oro Rosso sono italiane, sono spagnole, sono marocchine, romene, polacche e bulgare. Quindi sono donne che vivono già sul territorio, sono donne invece migranti, che quindi si spostano apposta nel loro paese di provenienza per venire a raccogliere in Italia oppure andare in Spagna la frutta e la verdura che poi arrivano nei nostri mercati e supermercati. Stefania, ci sono degli ostacoli che hai incontrato nella stesura di questo libro? Diciamo che il principale ostacolo è stato sicuramente la ricerca dei fondi, perché comunque in Italia è difficile fare giornalismo d'inchiesta, visto che comunque i giornali pagano ormai pochissimo, quindi ho dovuto impostare il lavoro in modo internazionale, vincendo poi dei grant, facendo un crowdfunding, e sono riuscita a farlo grazie alla collaborazione dei colleghi tedeschi. Altri ostacoli sono stati la mancanza di consapevolezza in molti territori degli abusi che le donne subiscono, l'omertà e poi anche dei momenti di tensione che ci sono stati quando lavoravo sul campo, quindi con minacce varie, anche di morte in Spagna e nella zona di Huelva, e poi un inseguimento in Marocco e una denuncia alla polizia locale. Ma per fortuna, insomma, nonostante queste situazioni di difficoltà, sono riuscita a portare a casa il lavoro. Trovo interessante sapere, far sapere anche al pubblico a casa come hanno reagito queste donne quando è stata data loro la possibilità di raccontarsi in qualche modo. Da quello che ho visto io, dalle oltre 100 interviste che ho fatto alle braccianti, le donne braccianti vogliono parlare, vogliono farlo chiaramente in un ambiente protetto e senza avere ripercussioni sulla propria sicurezza. Quindi ho visto che hanno una grande consapevolezza rispetto alle ingiustizie che subiscono e di fatto poca fiducia ancora nelle istituzioni e in molte associazioni. E siamo in un periodo in cui i diritti umani, i diritti del lavoro sono stati erosi, dove il precariato è molto diffuso e quindi le donne sono consapevoli di questo. E posso dire però che sicuramente questo tipo di inchieste aiutano
E che adesso, ad esempio, in Spagna è partita una campagna proprio di consapevolezza nei confronti dei consumatori e delle consumatrici che si chiama Come con derecho, quindi mangia con diritto. È stata lanciata da un collettivo spagnolo che si occupa proprio delle braccianti a Huelva per promuovere il consumo consapevole. E parte di questa campagna sono anche le braccianti. È un anno particolare per il nostro paese e non solo a causa del lockdown che c'è stato, insomma, e che in qualche maniera continua ad esserci per via della pandemia. Quindi blocco totale del lavoro, ma dello sfruttamento? Abbiamo visto che in varie parti d'Europa, Italia compresa, in realtà durante la pandemia, durante i vari lockdown, le condizioni di lavoro delle braccianti e dei braccianti sono peggiorate. Hanno continuato a lavorare, infatti, come abbiamo visto, la frutta e la verdura non sono mancati sulle nostre tavole. E sicuramente le donne sono state particolarmente colpite da questa difficoltà. Lo dicono vari rapporti, anche un rapporto recente che è stato realizzato dal Ministero dell'Agricoltura italiano. E lo stesso si può dire in Spagna. Ad esempio, lo scorso maggio soltanto un terzo delle lavoratrici marocchine che erano previste sono riuscite ad arrivare in Spagna. E sono state di fatto proprio bloccate all'interno delle serre, costrette a turni estenuanti, dovevano lavorare il doppio di prima, proprio per riuscire a fare il lavoro anche delle donne che non erano arrivate, e con vari focolai poi nelle diverse aziende agricole. Grazie allora a Stefania Prandi per questo contributo e a risentirci. Grazie a voi, buona giornata. Bene, siamo quasi in addirittura d'arrivo. Prima di chiudere vorrei ricordare che questa rassegna comunque racchiude e richiede anche la collaborazione di 13 comuni di cui Fano è capofila. Sì, questa è una degli aspetti più importanti anche di questo progetto, che è un progetto di rete per costruire percorsi nel nostro territorio. E voglio ricordare che nel mese di aprile i comuni, diciamo, protagonisti insieme al comune di Fano sono il comune di Serra Santa Bondio, quello di Cantiano, quello di San Costanzo e quello di Borgo Pace. Per chi si fosse perso o per chi magari non avrà la possibilità di seguire live questi appuntamenti online, ovviamente c'è la possibilità di recuperarli. Esattamente, è possibile comunque seguire o recuperare tutti gli appuntamenti sui nostri canali, c'è il sito improntefemminili.it dove ritroverete tutte le interviste, i dialoghi che vi siete persi e se volete rimanere aggiornati è possibile comunque ecco, iscriversi a una newsletter e seguire comunque da tutti i social, sia quello del Comune di Fano, Facebook e YouTube, ma anche e soprattutto in quello Facebook, YouTube e Instagram di Impronte Femminili. Grazie allora, Assessore, per essere stata con noi. Grazie Maria Elena e un saluto a chi ci ha seguito. Grazie a Franca Mancinelli. Grazie a voi. E naturalmente a tutti voi per la cortese attenzione. Ringrazio Riccardo Sora in regia e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.